Buongiorno a tutti, risveglio dalla scala dei turchi, siamo già operativi per i vari spostamenti, stiamo mettendo in ordine tutto, andiamo a vedere com'è la giornata fuori. C'è un po' di sole e un po' di nuvole, ma è uno spettacolo lo stesso. Andiamo vicino al mare e vediamo, guardate che colori che ci sono nell'acqua, spettacolo. Tra l'altro oggi è bello calmo, ieri era un po' più agitato. Oggi è una tavola. Una tavola. Wow. Via, ci spostiamo. Mettiamo in ordine tutto. E ci muoviamo. Vamos. Tiriamo giù il camperozzo dei tacchi. Mettiamo via i tacchi. E andiamo a fare un po' di carica e scarico là, già che ci siamo. Che poi non sappiamo dove lo troviamo. Via. Tac, tiriamo via i tacchi e andiamo. Andiamo, carico, scarico, merci. Ragazzi, stavo attaccando l'acqua. Vedete a cosa serve un prefiltro? Ho attaccato, ho aperto. Guardate qua, cosa è arrivato dalla gomma. Ora lo smonto, lo pulisco, poi faccio scorrere un po' l'acqua e speriamo che non succeda più. Pulito il filtro, rimesso, ragazzi, l'ho fatta scorrere un po', ma niente. Di nuovo ci sono i detriti. Mi raccomando, usate i prefiltri come questo prima di caricare in cisterna. Tanto questo non passa, non va dentro la cisterna perché passa prima di qua, poi va dal filtro e da dentro passa e va in cisterna. Quindi per fortuna, però se questa roba si dovesse sbriciolare passa dal filtro, anche se è un 003 micron lì quant'è, ma potrebbe sciogliersi e passare. Meno male che casa su quattro ruote è sempre ben attrezzata. Carico scarico fatto, abbiamo pagato. Salutiamo parking Scala dei Turchi che ci ha dato anche un adesivo, poi vediamo dove metterlo. Leonardo Michelangelo, area attrezzata sosta camper, qua c'è tutte le varie coordinate GPS per chi ce le chiede. Potete venire a trovare senza problemi. Vamos. Il tariffario va in base al periodo che si viene. Lì avete letto tutto, quindi non devo parlare più io. Ora andiamo. Ci stiamo lasciando alle nostre spalle il mare, la costa sud della Sicilia, e ci stiamo avventurando, diciamo, nel centro. Abbiamo un paio di ore di strada e faremo un giro strano, perché poi lo vedrete, capirete video facendo cosa stiamo combinando. Guardate lì che distesa di pannelli solari. Oh, la peppa, guarda lì quanti pannellini belli. Sicuramente vi lasceremo più o meno a bocca aperta del paesaggio mozzafiato che dovremmo trovare. Speriamo di rendervi sempre più sbalorditi delle nostre avventure. Tu stai zitto, Pippo Monello. E niente, ci vediamo strada facendo. Strada facendo, ci siamo fermati in una gastronomia che si chiama Gastronomia Stella. Ho mandato Angelo da solo. Vediamo cosa compra. Gli ho detto, se c'è l'arancina, prendile. Vediamo. Qualcosa ha comprato. Non so cosa. Cos'hai comprato alla fine? Tre arancini che li hanno appena sfornati, ho dovuto aspettare un attimo. Bene. Sfornati in teoria dalla friggitrice. Ora li proviamo poi. Ok. E ho preso due panini, per questo non sapevo se volevamo mangiare gli arancini come aperitivo, il pane per mangiare. Sì, beh, il pane ci serve perché poi abbiamo le polpette col sugo. Ci basta? Allora, no. Però sono panini. A me non piace il pane, l'ho presi due per emergenza, però non è il pane che voglio io. Vabbè, lascia così. Però l'ho presi. Al massimo se vediamo qualcos'altro ci fermiamo. Niente, quindi ora proseguiamo e vediamo. Se capita un altro panificio ci fermiamo a prendere anche dell'altro pane, se no... Lasciamo economia, bisogna far girare l'economia. Se no va bene così. Mandiamo Jessica, quella là c'è panetteria 2000, a prendere il pane. Devo uscire. L'unico punto che mi sono messo io in doppia fila per far scendere Jessica, doveva uscire uno, vabbè. Ora abbiamo mandato Jessica, panetteria 2000 di Enrico Commito. Vediamo con cosa arriva. Chi c'è?
E chi c'è? C'è i nostri follower, amore. Bisogna vedere ora la mamma se arriva col pane buono o no. Cosa dice, cosa fa. Vediamo, eh. E dove, amore? Eccola che arriva. Vediamo cosa... A lei gli dà fastidio andare a comprare, parlare con la gente. Era già arrabbiata. Trovato? Sì. Com'era? Normale? Sembra abbastanza, due ciabattine che sono croccanti. Non c'era quello con i semini? Sì, ma questo mi sembrava più croccante. Quello con i semini mi sembrava più morbido. Vamo. Guardate che bello in lontananza cosa c'è lassù. Credo sia l'Etna, se non erro. Innevato, così alto. Che dire, nel viaggio manca solo un'ora e mezza. Direi che iniziamo a mangiare. L'arancina. Giudizio? Buono? Bene. Vorrò mangiare anch'io, eh. Siamo usciti dall'autostrada, ci siamo ormai avvicinati a dove dobbiamo arrivare. Ci vorrà però ancora un po', no? 58 minuti. Un'oretta ci vuole, mi sa. Cioè non mi sa, lo dice il navigatore. Un'oretta arriviamo, ragazzuoli. Anche perché lo stomacchino inizia a tribulare. L'arancino l'abbiamo mangiato, ok, va bene, tappa il buco, però... È quasi lungo. Il buco è da tappare grosso, eh. Appena troviamo la sistemazione ci fermiamo. Siamo arrivati non a destinazione perché manca ancora della strada, ma ci siamo fermati in uno spiazzo per fare pranzo e ci vediamo. Mangiamo e poi continuiamo. Io ho fatto una telefonata, come avete visto l'ultimo pezzo del video, che mi squillava il telefono, era il mio amico Benny. Niente, Jessica ha scaldato le polpettine. Il nostro amico Benny, non è solo tuo amico. No, è solo mio. Cioè, non ho capito, è di tutta la famiglia. E salutiamo tutta la sua famiglia. Certo. Federica, le bimbe, certo. Roberta e... Ginevra. Ginevra e Gin, che è il cagnolino. Sì. Buon appetito. Certo. Con le polpettine e vediamo dove andremo a finire questo pomeriggio. Pappona fatta. Abbiamo preso il caffettino, ci rimettiamo subito in marcia che abbiamo ancora mezz'ora, 40 minuti credo di strada per arrivare. La giornata è più che bella, fa abbastanza caldo. Vamo, accendiamo i motori e si parte. Iniziamo a salire, a salire, a salire, a salire, a salire. Siamo arrivati, ragazzi. 40 ore di navigazione, siamo a Lanzarote, l'isola vulcanica. Stiamo salendo in vetta, ragazzi. Quello che prima vedevate lontanissimo, che era l'Etna, stiamo andando a salutarlo da vicino il più possibile che si può. Dire, ragazzi, guardate che spettacolo di vista. Hai visto, bro, dove ti abbiamo portato? 15 gradi. È più fresca che giù l'aria. E ora arriviamo su a 2000 metri. Spettacolo. Continuiamo a salire. Siamo quasi arrivati. Ma si sale ancora un po'. È freschina, sì, ora sì. Cambiata negli ultimi metri di salita l'aria. Siamo arrivati nel parcheggio, come potete aver ben capito siamo sull'Etna, là c'è tutta la costa sud della Sicilia, tutta quella là sotto. Niente, ora scendiamo e andiamo a vedere un attimino com'è il tutto qua, come funziona, perché il parcheggio a pagamento, se si possono fare escursioni, se sì i costi, cerchiamo di capire un po' il tutto e vi comunichi, vi teniamo aggiornati sul tutto. Abbiamo cambiato posteggio, siamo venuti a metterci qua che siamo più isolati. Ora andiamo a fare due passi per vedere come la si. Che bello fa però questo paesaggio così. Ma vediamo, perché quello è già un cratere e si può andare, diciamo, gratuitamente. Eh sì, lì col cerchio lì. Quello
Non lo so quello che cos'è. Questo è un cratere, si vede. Comunque là sotto dove eravamo prima c'era la mappa che ti fa vedere e ti dice tutte le varie eruzioni, dove sono arrivate e quant'altro. Andiamo a vedere, prendiamo una mappa e lo facciamo sapere ai nostri follower. Allora, siamo arrivati dove eravamo prima. E questa è la mappa del vulcano. Là ci sono c'è il cratere centrale, il cratere nord-est, il cratere sud-est, tutti i vari crateri. No, in questo qua non ci sono scritto. Sì, lava, vedi. Qua ci sono, questa qui è la lava delle eruzioni dell'83, 85, 2001, 2002, 2003. L'eruzione del 2002, 2003, ogni punto è segnato. E se non erro, quello che c'è, quella è la seggiovia, se non sbaglio, questa eruzione qua, quelli là sono i coni del 2001 e lava eruzione del 2001. Se non erro, quello lassù dovrebbe essere il cono del 2001 e questa è l'eruzione che ha fatto. Andiamo a vedere quello intanto. Andiamo a fare due passi fin laggiù e vediamo com'è quello là. Poi tra l'altro Christian ha visto un altro youtuber che è andato proprio in cima a 3000, proprio nel cratere centrale, e si può anche dronare. Quindi vediamo se riusciamo a far vedere anche qualcosa con il drone, se è consentito, sempre. Metti i camperozzi. Crateri silvestri. Nel 1986 sono stati creati questi crateri, cioè si sono creati questi crateri. Ecco, ci fa il giro intorno. Ora saliamo e facciamo tutto il giro intorno al cratere. Siamo arrivati in cima, ragazzi. Parlerò poco perché c'è vento e non vorrei che si sente male. Allora ragazzi, mentre venivamo qua a piedi ci hanno brincato quelli delle escursioni e ci hanno fatto un'offerta per fare il giro col quad, che ti porterebbe comunque solo fa 5 km di strada e poi fai un'ora e mezza di sterrato, se non ho capito male. Dura abbastanza. Essendo in tre ci avrebbe fatto un prezzo dove in due andavamo su un quad e la terza persona andava con il maestro, diciamo, la guida, alla modica cifra di 130 euro. Quindi capite benissimo che se dovessimo fare il quad sono 130 euro. Se volessimo andare con la funivia, con la seggiovia lì, sono 50 euro a testa. I bambini non so fino a che età, 30 euro, quindi fosse che Christian pagasse da bambino sarebbero altri 130 euro. C'è un po' freddo, magari ve le spiego dopo che c'è un po' meno vento queste cose. Ragazzi, ci avventuriamo per andare su quest'altro cratere che è molto ripido. 25 minuti di camminata. Ce la faranno i nostri eroi? Io no. Jessica, già abbiamo fatto 2 metri e già si arrende. 2 ore dopo, strada fatta. Jessica cotta. Strada da fare. Ottimo. Sì, perché non è che arrivi lì e finito, devi fare tutto qua. Però dovrebbe essere poi più in pianura. Per vedere un buco. Senza il buco, perché magari è tappato.
La ciambella. Con buco o senza? Jessica ci sta abbandonando. Noi dopo andiamo sulla neve. Non la faccio salire perché sono un po' mio, disturbata mio. C'è un po' le mie cose strane. Il mensile quotidiano. Il mensile quotidiano è arrivato e siccome già io ho il ferro molto molto basso, fare questa salita non è non è tanto consigliato dal medico. Pensavo che era così dura. Vi lascio voi così dimagrite. Beh, te anche dimagrire. Lo so. Vai, mettiti giù come una pallina, come Sonic, il cartone animato, in un secondo sei là. Ciao! Ah, bene, meno male. Scrivete nei commenti se quando torniamo indietro sarà caduta o no. Siamo giunti alla fine. Wow! Guardate che spettacolo, ragazzi, quello è il cratere che abbiamo visto prima. Ora saliamo fino proprio lassù per fare una panoramica enorme. La casetta, lì c'è Jessica. Spettacolo, ragazzi. Guardate che spettacolo, come si vede quello lì, è il cratere del 2001 che è buttato, si vede tutta la lava quasi fresca, sì. Bella l'escursione con i gipotidi, deve essere uno spettacolo quello. Col nostro camper saliremo su di lì. Secondo me ci vai, perché comunque sono lisce battute le strade, non è che... Sì, un po' ripida. In prima sale ovunque Fort Transitti. Fort Transitti, number one. Oltre un po' tutti i soldi spesi. Dettagli. Iniziamo a riscendere, perché per di più Christian ha perso il berretto, gli è volato via. Speriamo che abbiamo seguito dalla vallata che è sceso, e praticamente bisogna scendere in giù, andare un po' più avanti dove siamo andati a vedere il primo cratere, e sulla strada lì un po' sull'interno vediamo se lo troviamo, anche per 40 euro di berretto sarebbe meglio recuperarlo. Ci vediamo giù, perché smonto la GoPro e la metto dentro la confezione del drone, che sennò scendere di qua, se scivolo, la rompo e non è bello. Siamo tornati coi piedi per terra, ragazzi, uie, senza cadere una volta, senza distruggere niente. Andiamo a recuperare tanto il cappellino di Christian. Berretto recuperati. Laggiù in fondo sono dovuti risalire di nuovo su per recuperare il berretto, però ce l'hanno fatta. Non posso mai lasciarli da soli, che fanno sempre danni. E ora fanno di nuovo la discesa. Stasera sai che male alle gambe che avranno. Corrono addirittura, guardali, guardali. I nostri eroi tornano. Non vi posso neanche lasciare 2 minuti da soli. Non sono neanche sporcato tanto. No. Due volte a salire sul vulcano. Ho detto stasera sai che male alle gambe che avrete. Pensavamo che eravamo qua sotto, ma in realtà era alto, era triplo. Era alto. Perché quando l'abbiamo visto rotolare abbiamo aspettato di vedere dove si fermava. Poi facendo il giro con una giornata, e invece dalla sua viene una prospettiva che poi non era la stessa là sotto. E vabbè, dai, più o meno, dai, però ci ha aiutato. Però berretto recuperato, si torna indietro. Giustamente, dopo questa bella camminata, andiamo a farci una bella cioccolata calda. Vuole Jessica? No, vabbè, caffè, quel che è. Caffettino preso. Ci riavviciniamo alla base di casa su quattro ruote. Quella su un cimo.
in gabina. Mentre Angelo fa una telefonata, Pippa in gabina che guarda il panorama. Sì, sì, chiaro. Rientrati in camper, avete visto il Pippo che guardava fuori prima mentre era al telefono? Ora viene qua a rompere le scatoline. Sei un malandrino, sei. Sì, un malandrino tu. Tu sei un malandrino. Tu capisci? Jessica si è messa al computer, io ho fatto un po' di telefonate e ora vado a cambiare il filtro del potabilizzatore, dell'acqua potabile, che sapete che noi beviamo, è arrivata la frutta e va sostituito. A sto giro, con un paio di mesi forse di anticipo, perché l'avevano cambiato a novembre o dicembre giù in Spagna, e sono passati 4 mesi e già l'acqua ha cambiato sapore, quindi quando cambia acqua sapore io lo cambio, non vado a litri, perché tanto... Lui funziona in base all'acqua come gli entra. Se gli entra acqua del piffero è normale che lui si sporca prima e quindi finisce prima il suo effetto, ecco, diciamola per dirla in parole brevi. E niente, sostituiamo, molto semplice. Si svuota il cassetto, il vano dove si trova il filtro, qui è dove io l'ho messo. Giri questa leva totalmente, tiri giù il filtro, tum, senza distruggere niente. Filtro tolto, ce l'abbiamo qua, ora è pieno d'acqua, infatti pesa di più. Prendiamo il nuovo, andiamo a inserire, si tira su, ora aspettate che rimetterlo, bisogna farlo con due mani perché essendo che si è sganciato bisogna tenerlo e rigirare questa qua nera di prima. Quando si aggancia, si gira ed è bloccato. Stop! Ma perché non è uscita acqua? Perché all'entrata dell'acqua fredda là dietro io ho messo il rubinetto, infatti ora vado ad aprirlo e sentirete che si carica. Sentite? Partita anche la pompa. Si riempie il filtro, si controlla che non perda niente e siamo a posto, lui è pieno. Ora, da raccomandazione Britta, i primi 3 litri si buttano via. Quindi prendiamo la nostra caraffa, la riempiamo 3 litri e la buttiamo fuori, tanta acqua pulita, per non mandarla nelle grigie che la riempiamo. Siamo a cavallo e ci abbiamo l'acqua potabile da bere di nuovo. Top number one come sempre.